alla fine Canestrari è candidato. Eh già, alla fine il dado è tratto. Abbiamo lavorato anni, Un anno e mezzo barra due. Diciamo che la candidatura nasce da un progetto di, inutile negarlo, di Salvo Campione, che ha creduto nella mia persona. Un anno e mezzo fa ci ritrovammo a casa del nostro presidente con tre nomine: Adriana Canestrari, Vincenzo Sollena e Salvo Campione, col progetto di ricostruire un'idea politica che già non era più presente da anni nella società, ma nel cuore della gente. Tornammo a Partenico eravamo in tre, però adesso siamo più di 350 iscritti al partito su Partenico. Abbiamo creato una bellissima realtà, gente che crede in un ideale politico, gente che ha voluto credere nel nostro progetto di una politica fatta di servizio sociale. Di una politica fatta dell'ascolto della gente, ma soprattutto di una politica fatta di umanizzazione, mettere se stessi, il proprio cuore, le proprie capacità al servizio di tutti. Un primo risultato la Nuova Democrazia Cristiana l'ha avuto a Palermo, quindi ha superato la soglia di sbandieramento e ha avuto ovviamente i suoi eletti. Si spera adesso addirittura, qualcuno fa la previsione di una doppia cifra. Noi lo speriamo perché comunque l'impegno è stato tanto. Totò ha portato in campo quelle idee che sono risultate poi reali, si sono concretizzate, di una politica fatta di giovani e di volti nuovi. Noi abbiamo tre consiglieri comunali, tutti e tre giovani, abbiamo un assessore altrettanto giovane, persone che stanno portando avanti una politica del fare. Siamo stanchi di ascoltare e di sentir dire. Noi siamo qui in campo perché vogliamo fare, ci stiamo mettendo la faccia. Soprattutto il cuore. Parliamo di lei candidata, parliamo di quali sono le sue idee della politica, di cosa farebbe se eletta, diciamo, parliamo dell'Assemblea regionale siciliana, non parliamo Della piccola macchina amministrativa. Allora, Pino, intanto io il politichese non lo parlo, non l'ho mai parlato e non lo voglio neanche parlare, perché io voglio parlare il linguaggio della gente, io voglio parlare il linguaggio del cuore, io voglio che la gente capisca quello che io sto dicendo. Perché? Perché deve fare parte di un progetto, deve fare parte di un'idea, comune per il raggiungimento di un bene comune, appunto, di risultati che possono, tutte quelle istanze, di quelle persone che vengono da me, che vogliono, risolti un problema sociale, che noi porteremo avanti e che cercheremo di risolvere. Finora, abbiamo vissuto e siamo stati purtroppo succubi di una politica difficile, sia da comprendere e sia da fare. Noi adesso vogliamo semplicemente mettere in campo una politica di servizio, una politica che ascolti la gente e che diventa risoluzione per i problemi della gente, senza se e senza ma. Io mi voglio mettere come un avvocato a disposizione di tutte le istanze di quei cittadini che purtroppo finora non sono riusciti ad ottenere dalla politica nessuna garanzia e nessuna tutela dei propri diritti. Perché la Nuova Democrazia Cristiana è ovviamente tante le polemiche, diciamo, all'interno di questo movimento o partito. Ma io credo nella democrazia cristiana e nei valori e negli ideali della democrazia cristiana. Intanto perché la democrazia cristiana ha una base di valori etici, morali e comportamentali che mi riguardano, senza nulla togliere o senza denigrare gli altri partiti. Io mi sono semplicemente ritrovata in un pensiero politico di servizio che parte proprio dall'idea di Don Luigi Sturzo, che vede la politica come un raggiungimento del bene comune, né più e né meno, una politica che si mette a servizio del cittadino e non una politica che diventa uno strumento per servirsi del cittadino. L'ho sempre fatto nel corso dei miei 20 anni, mi sono messa sempre a disposizione della gente, dei disabili, degli ultimi, di coloro i quali avevano bisogno di portare avanti i loro diritti. Ho sempre fatto battaglie. Ad un certo punto, Pino, mi sono resa conto che queste battaglie purtroppo trovano dei muri alti e questi muri sono le istituzioni. Tu puoi battagliare e ti puoi spendere dalla mattina alla sera, ma in quel muro ci vai a sbattere sempre la testa. Ho capito che devi entrare dentro le istituzioni per raggiungerle queste battaglie. E se la politica oggi diventa uno strumento attraverso cui poter rapportarsi con le istituzioni e risolvere i problemi della gente, io lo faccio, ci metto la faccia, ci metto il cuore e
metto me stessa, le mie capacità a disposizione di questo progetto e ho trovato all'interno della Democrazia Cristiana e di Totò Cuffaro tutti quegli ideali politici in cui mi ritrovo senza se e senza ma. La sua posizione è la lotta contro la mafia e l'appello al voto. La lotta contro la mafia, io vengo da un passato molto importante. Mio padre, per 35 anni ha servito lo Stato, era, una guardia di finanza, quindi io ho vissuto in pieno gli anni in cui mio padre, faceva, da guardia ai magistrati, nottate di Capodanno, giornate di Natale in cui mio padre non c'era perché giustamente doveva sorvegliare, i magistrati. Io sono contro la mafia, io sono contro tutto il pensiero mafioso, senza nascondermi e senza davanti a nessun veto, perché comunque capisco e comprendo quello che ci può essere, dietro la storia di Totò Cuffaro. Ad oggi ha pagato. Non si sente a disagio. Mo' assolutamente. Io mi ritrovo tantissimo nel pensiero di questa persona, perché vuole costruire nuovamente una politica fatta di giovani e di donne che si stanno spendendo. Noi diciamo ad alta voce, gridiamo tutti all'interno della DC che la mafia fa schifo. Noi ci dissociamo da qualsiasi pensiero, da qualsiasi modo di fare o modo di essere, che si associ comunque alla mafia. Ad oggi siamo qui, nessuno può venirmi a fare la morale, assolutamente, perché io ho cercato sempre di portare avanti i diritti e la tutela di tutte le persone deboli. Oggi sono qui, ci sto mettendo la faccia, sono accanto a Totò Cuffaro, che stimo tantissimo, e insieme porteremo avanti progetti per la risoluzione di problemi che riguardano il bene comune, come ha anche fatto nel passato, perché è inutile negarlo, Pino. Io penso che lui sia stato l'unico presidente della regione che abbia veramente lavorato pragmaticamente per tutti. I L'appello al voto, perché i cittadini devono votare? cittadini mi dovrebbero votare, non mi piace, devono votare. I cittadini dovrebbero preferire di votarmi. Perché io sono una persona che mette il cuore in ciò che fa, perché io parlo con il cuore e non parlo, come ti dicevo poc'anzi, il politichese, non mi interessa. Io sono donna, madre, sono un'imprenditrice, sono una persona che si è sempre spesa per tutti. Adesso lo voglio fare in maniera più concreta, per avere quegli strumenti per poter arrivare a concretizzare la risoluzione dei problemi. Perché vedi, è inutile lamentarsi quotidianamente di tutti i problemi. Non è concentrandosi sul problema che si risolvono, ma è cercare di concentrarsi sulle soluzioni. La soluzione è quella di aiutarmi ad aiutarvi. Aiutatemi ad entrare dentro le istituzioni per poter aiutare tutti voi cittadini, come ho sempre fatto, ma in maniera più concreta per avere gli strumenti e poter vincere le nostre battaglie.